Lei viene fin qui per vedermi. Ricorda, professore, appena lei entrava in aula, dovevamo chiudere i finestroni. Lei non sopportava tutta quella luce, quel rumore. L'ho capito dopo perché faceva così. In tutti questi anni, vuol sapere la cosa che mi è rimasta più impressa nella memoria? La sua voce. Immagina un grande sotterraneo a forma di caverna. All'interno, degli uomini che vi abitano fin dall'infanzia. Tutti incatenati e obbligati a guardare il fondo della caverna. Alle loro spalle, lontano, brilla la luce di un fuoco. Tra il fuoco e i prigionieri, immagina un muro, basso, simile a quella piccola ribalta sulla quale il burattinaio fa apparire i suoi burattini. Era il novembre del 28. Ricordo. E ora cerca di immaginare degli uomini che passano dietro quel muretto, portando delle statue di legno e di pietra. Le statue sono più alte di quel muro. Non poteva portarmi da Roma un regalo migliore di questi ricordi, clerici. I prigionieri incatenati di Platone. E come ci somigliano. Che cosa vedono? Che cosa vedono? Lei che viene dall'Italia dovrebbe saperlo per esperienza. Vedono solo le ombre che il fuoco proietta sul fondo della caverna che è davanti a loro. Ombre, i riflessi delle cose, come accade a voi altri oggi in Italia. Se quei prigionieri fossero liberi di parlare, non chiamerebbero forse realtà quelle loro visioni? Sì, sì, bravo. Scambierebbero per realtà le ombre della realtà. Il mito della caverna.